Un prestigioso riconoscimento della Toscana a Beatrice Venezzi, pianista, compositrice e giovane direttore d'orchestra. A lei il premio Pegaso della regione per la sua brillante carriera. Lei, che a 31 anni è appena compiuti, di strada l'ha già fatta parecchia e sta portando a giro per il mondo la musica italiana e gli autori toscani. Puccini, Mascagni e Busoni soprattutto. A conferire il premio alla musicista lucchese, attaccata recentemente per aver espresso il proprio pensiero sul palco di Sanremo, quando ha detto di voler essere chiamata direttore d'orchestra, è stato nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi a Firenze il presidente della Toscana Eugenio Giani. Una breve cerimonia, la consegna della statuetta e poi la firma al primo piano del palazzo che si affaccia sul Duomo, sul libro su cui hanno apposto la loro sigla personaggi illustri di tutto il mondo che il Pegaso prima di lei hanno ricevuto. Sono molto onorata di ricevere questo premio, anche per le motivazioni che sono state espresse, perché riconosce comunque un lavoro che porto avanti da anni e che continuerò a portare avanti. Sono dei musicisti che mi hanno dato tantissimo nella mia carriera, grazie a loro ho affrontato degli impegni internazionali e dei debutti internazionali importanti. Sarò a Londra la prossima estate per un'opera di Mascagni, l'amico Fritz. E nel mondo Beatrice Venezzi non porta solo la musica toscana italiana, ma anche la maestria degli artigiani orafi fiorentini, con la bacchetta gioiello in argento, creata per lei da Paolo Penco, funzionale ma anche artistica, con quell'impugnatura che richiama, con i suoi 8 spicchi, la cupola del Brunelleschi.